Benvenuti carissimi amici ad un nuovo appuntamento con Country Live, non solo ballo e musica, ovviamente si parla di gossip relativi sempre a questo grande magico mondo che è entrato ormai a far parte delle nostre case. Tutti parlano di country, io senti vari discorsi e poi magari quelli che ne parlano sono proprio quelli che forse ne sanno meno, però almeno si stanno informando. Proprio perché ci vogliamo informare nel modo più corretto possibile, qui con noi due grandi professionisti, oltre che due carissimi amici, che ci sopportano e ci supportano in ogni puntata, Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Ciao ragazzi! Ciao Ciao! Tiziana, saluto Felici. tutti. Felici di essere ancora qui. Con altre novità, con altri bellissimi video, con altri grandissimi artisti, con altri bellissimi balli, ma soprattutto in questi minuti per stare insieme. Allora, io volevo salutare Marco Montuschi, che è un amico carissimo della Romagna, precisamente di Forlì, che ci segue degli orari davvero improponibili e quando arriva dalla moglie dice: sai, sono stato fino adesso con Tiziana perché è un caro amico che frequento regolarmente e adesso quando ha voglia di sentirmi chiacchierare accende la televisione e mi segue da lì. E la cosa più interessante è che mi ha detto: ma lo sai Tizi che quel programma è davvero interessante, scorre piacevolmente e insegna delle cose molto simpatiche con parole estremamente semplici. Quindi io ovviamente giro questi complimenti a voi due perché alla fine siete voi che riuscite a spiegare questo mondo country in modo magicamente semplice. Quindi grazie ragazzi. Allora Tiziana, ti giro un complimento anch'io che ho ricevuto da un nostro amico, che è Riccardo Sens, che saluto con simpatia, che ha visto la trasmissione, gli è piaciuta e ti fa i complimenti. Grazie Riccardo, grazie, sono proprio contenta che stai con noi, grazie a questi grandi amici, però mi hai detto che hai ricevuto degli altri saluti tu. Da altri artisti che abbiamo presentato con Country Live. Proprio da un artista anche Bluegrass, che è Katie Kalik, californiana, che mi ha scritto e si ricordava anche che ci siamo visti a Craponi in Francia a un suo concerto e quindi sperava che stessimo tutto bene e ci ha mandato i saluti. Bello, bellissimo. E Ecco. poi anche Casey Barn, il nostro amico australiano, che lui è sempre gentilissimo e quindi ha risposto immediatamente alla tua puntata, facendoti i complimenti. Sì, è proprio stato velocissimo e sono cose che mi fanno molto piacere, peraltro questi mezzi che abbiamo l'opportunità di utilizzare adesso, almeno che servano a delle cose utili. È molto bello riuscire a comunicare in tempo reale con persone dall'altra parte del mondo. Allora, detto ciò, partiamo con un nuovo grande artista, immagino, Loris DJ, no? Ti lascio la parola. Stasera volevo partire con qualcosa di nuovo, di recente, di moderno. I Living Austin sono un gruppo formatosi da poco, fanno un country più moderno, ma volevo far felici i ballerini di line dance perché vi propongo un video. Il pezzo si intitola Nothing But You. Io ho il solito mio inglese, però ve lo metto perché su questo pezzo qua ha fatto una coreografia un nostro caro amico che è Stefano Civa, ed è uno dei balli più popolari del momento. Viene richiesto spessissimo perché ha un ritmo che ti diverte e quindi è molto richiesto recentemente, diciamo. Beh, allora mi hai dato l'opportunità di salutare un grande amico che è Stefano Civa, che conosciamo da anni e quindi ci gustiamo questo bellissimo video. Chissà che magari fra qualche puntata non riusciremo neanche a condividere con i nostri amici anche proprio la coreografia di Stefano Civa. A fra pochissimo. E questo era Nothing But You, ovviamente grazie per questa bellissima versione, per questo gruppo che appunto ce l'ha presentata e magari nel tempo riusciremo, come dicevo prima del video, a proporvi la coreografia di Stefano Civa, però visto che parliamo di Stefano, che è un grande amico, visto che parliamo di line dance, visto che è un po' che non ne vediamo,
condividiamo insieme un frammento di una serata dove con noi appunto c'era Stefano Civa, a parte tutti gli altri fantastici del gruppo Italian Country Family, e i Country Texa, i Country Crazy Energy, quindi varie scuole insieme, in una serata insieme dove si è ballato, e c'era presente anche Stefano Civa. Quindi condivido con voi che ci guardate da casa questo piccolo pezzettino, così parliamo anche di ballo, non solo di musica. Fra poco. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. Once bitten and twice shy, I've been through the worst, now I wanna make you mine. A country house and a family, we can have that beautiful life. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came around. Now I've been found, I've been found. A country house and a family, we can have that beautiful life. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came around. Now I've been found, I've been found. A country house and a family, we can have that beautiful life. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came around. Now I've been found, I've been found. Ormai, carissimi amici che ci seguite da casa, siete diventati dei veri veterani del mondo country. Questo mi fa davvero piacere. E rispondo in questo piccolo promo alle vostre domande. È vero, il mondo country non è soltanto bellissimi brani da ascoltare e da ballare, ma soprattutto uno stile di abbigliamento, un dress code che per me, per Country Live, è Westline, una casa di produzione italiana che realizza camicie di ottima fattura su misura per qualsiasi taglia, con ottimi tessuti, è in grado di proporvi una vasta scelta di colori. Grazie a Westline per questa bellissima camicia che valorizza così la figura, ma Westline non è soltanto camicie, per cui se avete piacere di avere informazioni in merito, perché volete magari avere la vostra camicia country a casa, non esitate a telefonarmi e io vi darò tutte le informazioni del caso affinché possiate avere anche voi una camicia Westline. Aspetto le vostre telefonate. E questo era un piccolo frammento appunto di una serata passata insieme agli amici del country, dove avete visto anche il nostro amico Stefano Civa, che salutiamo. Loris.
No, volevo solo dirti che, riprendendo un po' il discorso di prima, stiamo diventando internazionali perché ci scrivono soprattutto anche da fuori Europa e quindi questo vuol dire che sei diventata internazionale, Tiziana, con questo tipo di musica. Quindi i complimenti di nuovo te li devo fare perché hai raggiunto tante persone lontane da noi con questa trasmissione. Beh, allora io ringrazio e comunque condivido sempre i complimenti perché da solo non avrei saputo fare niente. Come dico sempre, io sono un'ottima padrona di casa, ma il contenuto me lo date sempre voi. Loris per quanto riguarda gli artisti che ci propone, Mary per quanto riguarda la parte del ballo. Allora, bella questa cosa, continuiamo così perché gli amici che ci guardano a casa sono sempre di più e peraltro la cosa più bella è che non sono soltanto persone giovani, perché Country Live va bene, si indossa bene dai 0 ai 99 anni e ci sono molte persone che mi seguono dal mio programma di Prossima Fermata Liscio che poi proseguono nella visione e si gustano anche questo spaccato di country, ovviamente grazie a voi. Allora, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di ballo, io ti ridarei la parola per un altro artista, se ti va, Loris, in questa puntata densa di musica. Allora, ti faccio vedere un video di un altro gruppo musicale, sono i Midland, forse ne abbiamo già parlato in altre puntate, un gruppo texano. I componenti vengono da vari stati, da California, Ontario, dal Wyoming, dall'Oregon. E questi artisti qua vanno per la maggiore in questo momento in Texas. Hanno uno stile un po' retro. Le loro canzoni sono un misto fra... Il loro sound è un misto fra il californiano e l'honky tonk texano, ma in questo video voi vedrete soprattutto le atmosfere che si vivono negli honky tonk di quei posti, perché si vedono le luci soffuse, il gruppo che suona dal vivo, la gente seduta al bar, qualcuno che balla, è il tipico ambiente degli honky tonk texani. Il pezzo è un valzer lento, quindi si adatta anche ad essere ballato da persone che normalmente non ballano il country, può essere ballato anche da chi balla il liscio, tanto per essere chiari, e quindi si può adattare anche ad altri generi. Allora, ho visto il tuo sorriso quando parlavi di honky tonk, perché so che siete stati in quei luoghi e che quell'ambiente, quelle location affascinano davvero tanto. Peraltro, adesso ci gustiamo il video, però mi avete dato l'opportunità poi per chiedervi una cosa che è successa da poco, che avete vissuto da poco, peraltro con un carissimo amico, rivedendo un carissimo amico che era poi... quello che aveva realizzato uno dei più belli honky tonk a livello italiano, parlo di Igor Pasin, ma ne parliamo dopo, adesso ci gustiamo il video fra poco. Gran bel pezzo anche questo, grazie a Loris per averci fatto vivere questo ambiente, appunto questo honky tonk, e io so che nel riprendere a vivere questo grande mondo country avete già avuto l'opportunità di una reunion con tanti amici, addirittura c'erano anche il Gold River e che saluto, poi c'erano tantissimi amici da tutta Italia, ma la cosa più bella è che è stata proprio la ripartenza di un grande amico che è Igor Pasin, e so che voi siete andati proprio un weekend di ballo e di musica. Poi ho ricevuto tantissimi video che non posso condividere con gli amici a casa perché sono video personali, però davvero ho ricevuto i saluti di tutti, c'era Daniele Traverso, avete combinato dei disastri con questo cellulare, vabbè. Raccontatemi un po'. La Debora, un caro saluto alla Debora e Massimo, suo marito. Poi tanti altri, adesso non mi ricordo tutti perché ci siamo persi in chiacchiere, abbiamo parlato, non so, con centinaia di persone, perché dopo tanto tempo rivedersi è stato bello. Sicuramente. Quindi chiacchiere e ballo, ballo e chiacchiere. E non solo, perché noi siamo andati su 2 giorni, però di giorno facevamo i turisti. Esatto. E soprattutto la nostra vena turistica è quella enogastronomica, no?
Quindi, No, abbiamo approfittato perché il Veneto comunque è una bellissima regione dove si mangia bene, dove ci sono bellissimi posti, e quindi ne abbiamo approfittato, insomma, per vivere un weekend di gita, di allegria con gli amici, un po' ballando, un po' chiacchierando e un po' mangiando. Sì, poi comunque sì, è stato bello rivedersi finalmente dopo tanto tempo, perché comunque lì ci siamo trovati in parecchi da tutte le regioni, no? Perché come appunto diceva prima lui, dicevi tu, insomma c'era gente che arrivava persino dalla Sicilia, perché... quindi è stato un rivedere amici che da tempo non si vedevano, quindi il ballo e la musica ovviamente quelli sono, diciamo, il collante, però c'è poi tutto un discorso di amicizia e di piacere dello stare insieme. E poi si è svolto in una bellissima location, in una villa antica, e quindi c'è proprio un'atmosfera un po' particolare, ecco. Che è strana poi per il mondo del country, no? Perché il country vuole, richiama, no? Le piste di legno, gli ambienti un po' fumosi, tutto legno, eccetera. Essere una villa è qualcosa di diverso, però sarà stato sicuramente evocativo in modo uguale. Allora, parlando di amici, io passo, vado in aereo e passo, vado in Messico da altri amici che ci seguono con tanta simpatia e ci regalano sempre i loro video e le loro line dance o partner dance, e ho un altro bellissimo video che mi è arrivato da loro, un grazie di cuore al meraviglioso lavoro che fa Carlos Hernandez, questo Trade Union che davvero ci porta ogni settimana a condividere con scuole diverse, progetti diversi, ovviamente inerenti alla musica e al ballo. Ci gustiamo quindi questo breve videoclip e noi ci vediamo subito dopo, ahimè purtroppo, per i saluti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Rivera, director del grupo de baile country. ¡Mezquite Country Dancer! De Chihuahua, México. Ahora les vamos a enseñar un paso nuevo que se llama Slide Pin Leather. Es un baile línea, cuatro esquinas. El nombre de la canción se llama Villa Villa Boy, de Gloria River Band de Chihuahua. Queremos agradecer a Carlos Hernández del programa Super Rodeo. También queremos agradecer a Tiziana de Italia por su invitación y compartir con ustedes en lo que es nuestra vida, nuestra pasión, lo que es el baile country. ¡Gracias!
Un grazie a Carlos Hernandez e a questa bellissima scuola che ci ha regalato la sua coreografia. È sempre bello condividere musica e ballo. Allora io vi invito a seguirci dal nostro sito internet che è www.countrylivetv.it, dentro il quale troverete tutto il nostro mondo, non soltanto le coreografie ma anche gli speciali, i momenti passati insieme, le interviste a maestri ed artisti del settore, e vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube per seguirci in diretta ogni settimana. E anche lì c'è tutto il nostro mondo. Io non so come ringraziare Loris DJ e Marilu Teseo di Italian Country Family per la loro presenza, simpatia, ma soprattutto professionalità. Grazie ragazzi. Grazie a te. Sì, siamo noi che ringraziamo te. Volevo anche fare un saluto a tutti gli amici messicani, perché loro ci seguono assiduamente, quindi veramente sono dei tuoi fans. E ci scrivono anche a noi spesso sui social, e quindi ormai siamo diventati amici con i messicani e c'è proprio un rapporto diretto. È bellissimo, potrebbe essere meraviglioso un giorno prendere l'aereo e andare a trovarli tutti, perché credo che sarebbe una bellissima emozione, magari poi una volta lo faremo. Infatti Carlo Socci mi ha mandato su Messenger un invito a una serata, ma purtroppo per motivi di distanza non posso andarci, e ne approfitto per dirglielo. Mi dispiace Carlo, ma non ho l'aereo pronto per arrivare. Dovremmo creare un aereo country live, che così carichiamo e partiamo verso la musica e il ballo. Grazie ragazzi per la vostra simpatia come sempre, io ringrazio tutti gli amici che ci seguono da casa, vi aspetto al prossimo appuntamento, e che dire, passate una grande settimana all'insegna della musica e del ballo. Ciao! Ciao a tutti!